Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Oggi, 13 settembre, si svolgono a Roma i funerali di Luca Giurato. Amici, colleghi televisivi e parenti si riuniranno alle 14.30 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo per dire l'ultimo addio all'ex conduttore di Uno Mattina, deceduto all'età di 84 anni a causa di un infarto l'11 settembre scorso. Mara Venier, una delle colleghe più vicine a Giurato, ha affermato: «Ha rappresentato una parte significativa della mia esistenza». Luca Giurato è nato il 23 dicembre 1939 a Roma e si è sposato due volte. Dal suo primo matrimonio con Gianna Furio ha avuto un figlio, mentre in seconde nozze ha sposato la giornalista della RAI, Daniela Vergara. Giurato è entrato nel mondo del giornalismo molto giovane, venendo assunto dal Paese Sera poco dopo aver compiuto 20 anni. Dal 1965 ha avuto una carriera luminosa come giornalista e presentatore TV, debuttando in televisione nel 1992 con il programma A Tutta Stampa, una rassegna stampa all'interno del TG2 Notte. Famoso per i suoi errori e le sue divertenti confusioni di parole, Giurato è stato riproposto frequentemente in programmi televisivi come Jalappas, Mai dire gol e Striscia la notizia, che hanno creato persino una rubrica dedicata intitolata Ci avrei giurato. Oltre al figlio e alla moglie, Giurato lascia due fratelli, Kam Inflav Dintoslavio Rakoto e il direttore della fotografia Blasco Giurato, e una sorella Claudia Kapoor.